Buongiorno a tutti. Bene, ci ritroviamo qui per parlare in questo terzo appuntamento ancora di Pierre Bayle. Stavamo riportando proprio la lettura commentata di quel brano, di quel passaggio che noi troviamo sui Pensieri sulla cometa, che è la considerazione numero 172, che si trova appunto nel testo che vi ho citato anche nei video precedenti, quello a cura di Cantelli, per le edizioni La Terza del 1979. Bene, qui leggevamo, stavamo ormai leggendo quelle che sono le convinzioni di Pierre Bayle relativamente ad una società, formata integralmente da atei, che, potrebbe darsi veramente, una serie di regole, molto morali, significativamente morali, dalla moralità davvero cristallina e adamantina, addirittura per Bell, superiore a quella che sarebbe, invece la moralità di un credente, che è pur sempre una moralità da un lato interessata ad un premio finale e dall'altro spesso condita anche da superstizioni e da una tradizione che riporta, dei fatti che sono contro la ragione e contro la religione stessa, e da Dio sarebbe preferibile a questo punto un ateo piuttosto che non un idolatra superstizioso. Ma vediamo di leggere ancora le vive parole di Pierre Bayle stesso. Dice: ma per essere pienamente convinti che un popolo privo della conoscenza di Dio e capace di stabilire delle norme di onore e porre ogni cura nel rispettarle, basta osservare quanto sia diffuso fra i cristiani quel particolare sentimento d'onore che per essere esclusivamente mondano è direttamente contrario allo spirito del Vangelo. Vorrei sapere, per esempio, da dove è nato quel codice d'onore che i cristiani idolatrano al punto da essere capaci di sacrificargli qualsiasi altra cosa. Forse il sapere che c'è un Dio, un Vangelo, una resurrezione, un paradiso e un inferno far sì che i cristiani ritengano di venir meno al loro onore quando cedono ad un altro un posto importante, lasciano impunito un affronto o dimostrano minor fierezza o ambizione dei propri simili? Si dovrà ammettere di no, dice Bayle. Si passino pure in rassegna tutte le idee di onestà correnti fra i cristiani, difficilmente se ne potranno trovare due che siano state ricavate dalla religione. E se una cosa, da condannabile che era, diviene col passare del tempo onesta, questo non si verifica certamente perché si è esaminata più a fondo la morale del Vangelo. Da un po' di tempo, per esempio, le donne si sono convinte che è segno di maggior distinzione sfoggiare pubblicamente innanzi agli occhi di tutti la propria eleganza, inseguire a briglia sciolta un animale, eccetera, e si sono tanto adoperate che questo comportamento non viene ormai più considerato una mancanza di modestia. E qui si chiede, si fa alcune domande, beh, dice, è forse la religione ad averci fatto cambiare idea in proposito? Paragonate un po' fra loro i costumi delle varie nazioni che professano il cristianesimo. Paragonateli fra loro e troverete che quello che è onesto in una non lo è affatto in un'altra. Ecco, si riferisce appunto alle diverse correnti che ci sono interne al cristianesimo che hanno provocato poi delle diatribe anche molto cruente talora. Dunque, le idee di onestà correnti fra i cristiani non devono dipendere dai principi della religione che professano, anche se riconosco che alcune di queste idee hanno un carattere generale, poiché per esempio non c'è nessuna nazione cristiana in cui una donna debba vergognarsi di essere casta. Ma allora se vogliamo essere sinceri fino in fondo, dobbiamo riconoscere che si tratta di un'idea più vecchia del Vangelo e dello stesso Mosè. Un'idea che è come impressa nell'animo degli uomini, da che mondo è mondo, quindi proprio atavica, proprio vecchia, ancor più del Vangelo stesso, ancor più dell'Antico Testamento di Mosè. E vi potrei dimostrare che neppure i pagani l'hanno ricavata dalla loro religione. Ammettiamo dunque che in tutti gli uomini esistano idee d'onore che sono una pura opera della natura, opera cioè dell'universale provvidenza. Ammettiamolo soprattutto per quell'idea di onore di cui i nostri eroi sono tanto gelosi e che invece è così contraria alla legge di Dio. Ma come allora potremmo dubitare che la natura non riesca a compiere fra gli atei, che non hanno un Vangelo che le si opponga, ciò che essa riesce a compiere fra i cristiani? Ed è interessante questa considerazione che Bayle fa appunto all'interno di questa sua opera, la considerazione numero 172, vi ricordo. E subito dopo allora possiamo riportare la considerazione numero 173 che è particolarmente interessante per una sorta di prosecuzione delle tematiche che stiamo ora trattando circa la sostenibilità di una comunità, di una società interamente atea.
Nella considerazione numero 173, allora scrivo in questo mio riassunto, quella immediatamente successiva, Bale si premura di ricordarci poiché, e qui virgoletto di nuovo, sono frasi sue, alla pagina 324 dell'opera considerata, forse ci si immagina che un ateo convinto che la sua anima muoia con il corpo non sia capace di compiere azioni lodevoli, privo com'è del desiderio, così forte invece nell'animo degli altri uomini, di immortalare il proprio nome. Ma si tratta di un'opinione, dice Bale, del tutto infondata. Coloro che hanno compiuto grandi imprese per essere lodati dai posteri non si sono certamente cullati nella speranza di sapere nell'altro mondo ciò che si sarebbe detto di loro, aggiungo io, in questo mondo. Ed è interessante, ma ovviamente qui non possiamo addentrarci ulteriormente in questa considerazione numero 173, perché appunto Bale continua a sostenere, certo non interessa ad un ateo sapere che cosa al momento della sua dipartita venga detto ulteriormente in questo mondo. Interessante, però se vi capiterà di leggerlo, vi auguro di sì, leggere questa considerazione che, ripeto, è a pagina 324 dell'opera che vi ho citato. Proseguo col mio riassunto. Bale, tuttavia, ha ancora molto da comunicarci. Se è vero, com'è vero che si ritira in Olanda dal 1685 in poi e il suo commentario filosofico è posteriore di appena un anno. Bale dovrà riparare in Olanda per tutta una serie di motivi concomitanti, per le sue idee, prima di tutto, per il fatto di essere un ugonotto e per quanto afferma degli atei, anche se abbiamo visto che, religiosamente parlando, figlio di un calvinista, di un pastore calvinista, era passato all'interno del cattolicesimo stesso, era stato nel protestantesimo, poi all'interno del cattolicesimo, poi ritornare all'interno del protestantesimo, pur con idee comunque tutte sue, ecco, come quella dell'etica laica, che è appunto un'apertura che poi avrà una sua conclusione, se vogliamo dire così, in Kant. È interessante le considerazioni che dirà di lui anche Marx, secondo cui avrebbe dissolto completamente la metafisica dall'orizzonte umano e quindi anche dall'orizzonte filosofico. Togliere la metafisica vuol dire togliere buona parte della speculazione filosofica, ecco, visto che poi quella di Marx è soprattutto una dottrina economico-politica che nega determinati fatti filosofici intesi con i parametri che c'erano prima. In terra olandese avrà così modo di articolare quella che è la sua opera principale, la più organica senz'altro. Questa sua opera, Bale, rivendica i concetti di fratellanza civile e religiosa nei sensi letterali dei termini, anticipando per molti aspetti le idee sulla tolleranza che saranno poi così magistralmente declinate da John Locke in merito alla libertà e alla tolleranza. Ora, il discorso che propone Bale è della tolleranza ad ampio raggio, come abbiamo già anche detto, il tutto si svolge sul terreno dell'etica. Siamo nella sfera della filosofia morale, con accenno ovviamente alla filosofia politica. In quest'opera viene descritta una teoria morale molto discussa all'epoca e che è collegata strettamente alla tematica dell'errore ed ovviamente in senso religioso del peccato, come contraltare appunto dell'errore, come prosecuzione dell'errore. In sintesi, la disputa riguarda la natura intrinseca, ontologica dell'errore. Non è più visto quindi come una mancanza di bene il male, come ci aveva insegnato Sant'Agostino. La considerazione di Bale è diversa, vediamo. Se esso è commesso senza la volontà o l'intenzione di farlo ed è dunque inconsapevole ed in buona fede, non solo non è punibile moralmente, ma anche legalmente, ma non è neppure tecnicamente un vero e proprio errore in quanto tale, anche ontologicamente non lo è. Perde le sue caratteristiche, vengono meno le caratteristiche per cui lo dovrebbe essere. E dunque non può essere oggetto di persecuzione, tema molto noto quello delle persecuzioni all'epoca e non solo probabilmente. Ora, come disse anche un suo acerrimo avversario, prima suo grande amico, tal Pierre Jourieux, la teoria di Bale può far ricadere ogni questione inerente all'errore commesso a giustificare davvero tutto, sia scelte di stile, di comportamento che sostanziale, adducendo per ogni accadimento erroneo la più totale buona fede, con coinvolgimenti di natura morale ma anche legale. Se così fosse, proprio come delinea Bale, dice in sostanza Jourieux, la persecuzione stessa, in sé peccaminosa, in sé per sé, odiosa e giuridicamente insostenibile, potrebbe essere considerata come fatta addirittura in buona fede. Quindi questo sarebbe un deterioramento ulteriore però della teoria di Bale, sarebbe una, diciamo, digressione incredibile da un punto di vista anche proprio sostanziale.
Sul terreno della filosofia morale ed anche della prassi giuridico-penale si rischia di aprire un dibattito vastissimo e dalle conseguenze e con sviluppi inimmaginabili. A forza di scavare, per dir così, sempre più nel solco di queste considerazioni, partendo appunto da siffatte premesse, il rischio di trovare giustificazione per molti aspetti considerati assolutamente inopportuni e sconvenienti certamente esiste. La posizione di Bale, almeno interiormente, è quella tipica del protestante, diciamo, liberale ed ecumenico, nel senso proprio letterale dei termini, nel senso più anglosassone del termine, quale è perlomeno per formazione e tradizione, che tende a vivere una religiosità razionale e scevra di riferimenti metafisici, come appunto il protestantesimo, che non incentra la sua teologia sull'aspetto miracolistico come fa il cattolicesimo. Quindi tutti gli aspetti metafisici, dogmatici, in cui si relativizza, pur senza escludergli, la possibilità della presenza di miracoli, viene molto relativizzato. E come opera in questo senso, lui che era calvinista, poi divenuto cattolico, è tornato al calvinismo, attraverso anche probabilmente, come dicevo prima, l'incursione in altre aree del protestantesimo. Ecco, lui che era calvinista, poi divenuto cattolico, è tornato al calvinismo, nel campo delle manifestazioni preternaturali possibili, così agisce e pensa in ordine a concetti quali colpa e punizione susseguente, relativizzando e soprattutto concentrandosi sulla ontologia intrinseca dell'errore, quindi sull'errore però in quanto tale, in quanto è e per come tale si presenta essere. Ciò lo porta ad una forma molto dilatata di tolleranza che si contrappone alle varie forme di fondamentalismi che sono presenti anche tra i cristiani delle varie confessioni dell'epoca. Questo lo pone appunto in contrasto, in contraddizione con quel Jurieu di cui abbiamo parlato prima. Perché Jurieu appunto diceva: se facciamo così, caro Bale, va a finire che niente più errore se fatto in buona fede e anche le persecuzioni sono giustificabili. Ma non era questo che intendeva dire Bale, evidentemente. Bale si concentrava sul fatto che un errore, se fatto in buona fede e che no, ovviamente non cagioni però danno a terzi, che, per il quale si cerchi di porre poi rimedio, quindi pentimento e poi rimedio, allora è relativo anche nella sua matrice di errore in quanto tale. Questo deve essere visto sempre da un punto di vista ontologico dell'errore in quanto tale, nella sua forma più pura e spogliato di ogni altra determinazione particolare. È l'ontologia, insomma. Ma Bale, ecco, diciamo, appartiene ad una corrente di pensiero più libera che ricomprende tutti i cristiani e non cristiani delle varie confessioni e chiese, gli atei anche, i rappresentanti degli altri credo religiosi. Il suo riparare in Olanda è perciò perfettamente naturale alla luce di quel che egli era e rappresentava e di quel che l'Olanda proponeva in quel tempo. Questo atteggiamento tuttavia non pone Bale al riparo da critiche e contestazioni, talora anche in Olanda. Tutt'altro, Bale infatti ne ha per tutti, tutti coloro che si mostrano estremisti ed intolleranti, al punto tale che giungerà pure ad ipotizzare il fatto che potenzialmente tutte le religioni possano essere o diventare oppressive, assolutistiche e totalitarie, settarie e fondamentaliste. Una deriva che corrono il rischio tutte le religioni di poter un giorno raggiungere. Soprattutto l'una nei riguardi dell'altra, nei rapporti, proprio negli interrapporti, qualora ciascuna sia fermamente convinta di possedere la verità, l'unica verità, quindi. Ed ecco allora che tra le idee formulate da Bale vi è proprio quella della fattibilità di una società laica formata da atei che garantiscono un equilibrio morale e di pace sostanziale, almeno dal suo punto di vista. Certo, non devono stupire a questo punto le polemiche che si potrebbero riferire in ordine al diverso modo di intendere l'organizzazione statuale, come potrebbe avvenire nell'ideologia di Leibniz e nella questione definita teodicea, che però non trattiamo in questa circostanza. Alcune considerazioni ulteriori esaminate da Bale riguardano le idee sulle religioni e le varie confessioni cristiane che egli tratta nel suo Dizionario Storico-Critico del 1697. In questa ponderosa opera, scritta anche letterariamente con uno stile di un lessico un po' barocco, Bale presenta e analizza quelle che ritiene essere alcune criticità della religione cristiana nelle sue ripartizioni. Egli sostiene che tali confessioni si sono naturalmente allontanate dalla razionalità e rileva tutta l'impossibilità di costruire, secondo lui, un cristianesimo attraverso una solida impalcatura razionale, non solo fideistica, che pure è fondamentale, ovviamente. Cioè decreta tutta la difficoltà della teologia in quanto tale. La teologia, anzi, con Bale subisce un forte contraccolpo. La fede, la religione ritornano ad essere un fatto puramente di fede.
Però di questo parleremo nel prossimo video, che sarà il video conclusivo e sarà sensibilmente più breve di questi che avete appena visto. Grazie, arrivederci.